Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, un breve commento fugace sulla notizia economica del giorno, il rapporto Draghi. Debiti Uniti d'Europa. L'Unione Europea non è una nazione, è una confederazione e veleggia verso l'ipotesi di un rigonfiamento ipertrofico di debito. Andiamo a vedere i punti chiave di questo rapporto, famoso rapporto di 400 pagine sulla competitività proposto da Draghi. I punti chiave, bla 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 bla, punti chiave, ecco. Mancanza di innovazione. Ma la mancanza di innovazione non è di competenza dell'Unione Europea. La innovazione la fanno le aziende e per fare, diciamo, innovazione le aziende devono spendere in ricerca e sviluppo applicata. Le aziende possono essere private oppure possono essere pubbliche e quindi dipende da quanto praticamente le aziende private o pubbliche stanziano nei loro budget per andare a fare ricerca e sviluppo applicata. Prezzi energetici elevati. Ve la ricordate? Noi andiamo con quello che decide l'Unione Europea. Se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire qualunque sia lo strumento che considereremo più importante, più efficace per permettere una pace. Questo è quello che vogliamo. Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Ecco, appunto, voglio dire, Soros, Biden, la von der Leyen, Mattarella, governo Draghi, governo Meloni, due parlamenti italiani hanno voluto andare a fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non UE, un paese non NATO. E così praticamente l'Unione Europea ha iniziato a importare gas da altre parti molto più costosi, grazie al cazzo che praticamente i prezzi energetici si sono elevati. L'Unione Europea non importa più metano e petrolio dalla vicinissima Russia, che peraltro accettava anche il praticamente l'euro e poi lo tesaurizzava, cioè voglio dire, ha creato un problema lui stesso. E poi ci viene a dire che ci sono i prezzi energetici elevati. Beh, insomma, voglio dire, se quando il governo Draghi era in carica si fosse tirato indietro e non avesse fatto la guerra alla Russia, probabilmente avrebbe potuto dire: sì, guarda che adesso la von der Leyen e Soros che telecomanda Biden ha portato l'Unione Europea in guerra contro la Russia, l'Italia non ha aderito e quindi è colpa dei prezzi energetici elevati. Ecco, ma siccome c'era anche il governo Draghi che ha iniziato la cosa, con il benestare di Mattarella e con il governo Meloni, cioè, e due parlamenti italiani, i prezzi energetici elevati ce li siamo andati a cercare. Voglio dire, se si è voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non UE, l'Ucraina un paese non NATO, ecco, poi non ci si può lamentare, no? E poi mi sembra evidente. Gap tecnologici nei confronti di chi? Della Cina? Nei confronti degli Stati Uniti? Praticamente praticamente catalizzano maggiori investimenti. Ci si deve andare a chiedere perché catalizzano maggiori investimenti. E anche qui i gap tecnologici nei confronti di cosa? In sostanza, si va a vedere praticamente, ad esempio, il mondo della meccanica, dell'automobilistica in Europa, obiettivamente le migliori auto le costruivamo noi europei, sia praticamente come motori, come carrozzerie, come interni. Ecco, però tutto all'improvviso si è deciso di passare in pratica all'elettrico.
quando nessuno nel mondo fa una roba del genere, ecco. Nord America, il Sud America, l'Africa, l'Asia, l'India, nemmeno la Cina passeranno all'elettrico. E quindi nessuno mollerà praticamente il motore endotermico. Perché noi qui in Europa bisogna mollare i motori endotermici? Perché c'è l'inquinamento. Ma forse sarebbe il caso di incominciare, se si deve ridurre le emissioni di CO2, sarà il caso che gli Stati Uniti d'America smettano di bruciare carbone. L'Europa è da molto tempo che ha smesso di bruciare carbone e brucia metano per produrre energia elettrica. Gli Stati Uniti continueranno a bruciare carbone per produrre energia elettrica fino al 2035. In Cina continuano a bruciare carbone e continueranno a bruciare carbone fino al 2050. In India bruciano carbone e continueranno a bruciare carbone fino al 2060, cioè. E noi qui in Europa bisogna preoccuparsi delle emissioni delle auto endotermiche? Ma sarà il caso forse di incominciare a tagliare i trasporti aerei per il trasporto di merci e di persone? Tanto per dire, i trasporti aerei per quanto riguarda merci e persone sono il 350% più clima alteranti delle emissioni dei trasporti urbani del segmento privato. Ecco, forse sarà il caso di incominciare ad abbattere e rimuovere completamente tutto il trasporto aereo di merci e di persone? Mi sembrerebbe, no? Più evidente, più logico. Quindi i gap tecnologici dell'Europa dipendono in sostanza da quanto le aziende, che possono essere private o pubbliche, investono. Si ritorna anche qui in innovazione, in quanto si investono in ricerca e sviluppo applicata. Digitalizzazione, ecco, digitalizzazione, ad esempio parliamo banalmente di ChatGPT, quando è stato introdotto, ecco, in sostanza in Italia e anche in Europa avremmo dovuto chiudere immediatamente le facoltà di comunicazione e mettere un tetto alle facoltà di lettere e togliere il limite, praticamente il tetto alla facoltà di medicina, e poi mettere un contingentamento anche a un tetto sia alle facoltà economiche quanto alle facoltà di giurisprudenza, perché l'intelligenza artificiale indubbiamente si è addestrata e possono dare le stesse consulenze in pratica di un commercialista e di un avvocato, facendo costare la consulenza molto di meno. Quindi di conseguenza bisognava intervenire in questo modo, in modo da seccare le facoltà che producevano, diciamo, personale qualificato, che però era stato il proprio lavoro e le proprie competenze era stato introdotto all'interno dell'intelligenza artificiale. E quindi io non capisco di che cosa si vada a parlare nel rapporto Draghi quando parla di mancanza di innovazione, che dipende praticamente da quanto le aziende pubbliche e private decidono di investire in ricerca e sviluppo. A cascata questo determina una maggiore riduzione di gap tecnologici. Gap tecnologico è anche praticamente influenzato in sostanza dal contesto e dall'ambiente economico, ossia da quante tasse c'è da pagare, da come funziona la procedura, in pratica la giustizia penale e civile, dal livello di malavita organizzata che c'è in un paese e quant'altro. Quindi è l'Italia che non riesce a agguantare nemmeno un investimento, non l'Europa. Quindi in sostanza qui sembra che si parli dell'Italia appiccicando problemi, cioè sembra che si parli dell'Europa parlando in sostanza dei problemi dell'Italia. Poi anche qui parla praticamente insieme in maggioranza qualificata, ecco, per alcuni cambiamenti sostenuti l'ex presidente del Consiglio italiano e il modo in cui Bruxelles prende le sue decisioni. Ma bisogna prendere decisioni in sostanza non a maggioranza, ma con l'unanimità, perché la Confederazione dell'Unione Europea è composta da stati nazionali, quindi non si può andare a maggioranza qualificata, semplicemente perché no taxation without representation. Quindi se uno non è d'accordo, è chiaro che le confederazioni funzionano così. Se si fosse una federazione sarebbe un'altra cosa, ma l'Unione Europea è una confederazione, non è una federazione, quindi non si capisce cosa c'è il concetto di maggioranza qualificata, che se introdotta finirebbe per spaccare
la Unione Europea, quindi la Confederazione, dissolversi. Comunque, se si vuole andare a spaccare l'Unione Europea, è un buon metodo introdurre praticamente il concetto di maggioranza qualificata. Poi, debito e investimenti, ecco, debiti uniti d'Europa. Dopo il Next Generation Star Trek EU, che non ha prodotto nulla perché non si è visto benefici e sembrava che questo piano avrebbe dovuto trasportare l'Europa chissà dove, invece mi sa che insomma il Next Generation EU è stato un fallimento. Quindi, se è stato un fallimento, c'è da chiedersi perché un nuovo piano dovrebbe migliorare se il Next Generation EU è già fallito. Cioè, è proposto e fatto dalle stesse persone, le stesse persone che non ne hanno imbroccata una. Mi chiedo perché andare a fare un nuovo piano fatto dalle stesse persone dovrebbe sostanzialmente andare a produrre effetti diversi. Ecco, questo è un mistero cui non si capisce. Poi, ricerca e sviluppo, la ricerca e sviluppo anche qui si ritorna in sostanza nel fatto che la devono fare le aziende. Si ritorna qui, ricerca e sviluppo applicata, aziende pubbliche, aziende private. Si può andare a chiedere agli stati membri di dare maggiori defiscalizzazioni sulle spese in ricerca e sviluppo, però altro, diciamo, non si può fare. Chi, come l'Italia, ha 3.200 miliardi di debito e si è mangiato tutto il futuro per avere praticamente niente, un pugno di mosche, in sostanza ci doveva pensare prima, no? Voglio dire, no? Negli investimenti nel campo della difesa, che li impedisce gli investimenti nel campo della difesa? Nessuno. La difesa è una competenza in testa agli stati nazionali, la Confederazione dell'Unione Europea è composta da stati nazionali. Gli stati nazionali, se vogliono, che investano in difesa, se hanno denari, voglio dire, no? I bilanci servono per in pratica tenere il saldo delle entrate e delle uscite e garantire in pratica una sostenibilità di un paese e dei conti. Se si incomincia a estrarre poste fuori bilancio e smettere di contare, allora tanto vale, facciamola prima, smettiamo di contare il debito, smettiamo di fare i bilanci, via, e ognuno fa un po' cosa gli pare, tanto non ha senso. E quindi, voglio dire, no, facciamo così, facciamo finta di smettere di contare il debito, smettiamo di contare le entrate, smettiamo di contare le uscite e via, tanto i bilanci non servono a nulla. E con questo si tira dritto. Ecco, non credo che il resto del mondo lo prenda bene, ma comunque, voglio dire, no? Se l'Italia è piena di debito, il problema è dei governi italiani, dei politici italiani ladri e stupidi che insieme a Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo. Quindi la responsabilità è tutta dei politici italiani ladri e stupidi e di Chiesa Cattolica, non degli europei, che ci hanno sempre detto, a dire il vero, dal 1999, andare a ridurre il nostro debito, tant'è che nel 2001, quando poi l'Italia entrò in sostanza nell'euro, i negoziatori di Banca Italia, con tanto di modelli econometrici, avevano raccontato la fiaba che l'Italia avrebbe ripagato il proprio debito, quindi non avrebbe esportato debito ma risparmio. Ecco qui illusioni a riprova che l'econometria non è capace di prevedere il futuro. Il risultato è poi quello di oggi, è che il debito pubblico italiano è raddoppiato, ma questa è una responsabilità dei politici ladri stupidi italiani e di Chiesa Cattolica, che non ha fatto il suo ruolo di leva morale per evitare che si portasse alla rovina l'Italia e che non si preparasse alle minacce di XXI secolo. Poi la digitalizzazione, anche qui la questione della digitalizzazione. Ma cosa vuoi digitalizzare se l'abbiamo già fatta la digitalizzazione per quanto riguarda il DVB-T? DVB-T1, poi dopo neanche 10 anni ci è toccato comprare un altro paio di televisori o di set-top box perché è arrivato il digitale terrestre 2. Ecco, se la smettessimo di fare continue digitalizzazioni e si optasse per uno standard e poi lo si tenesse, in pratica si avrebbe anche un minore impatto. Pensate a tutti i televisori di 500 milioni di europei, ecco, voglio dire, 500 milioni di televisori, anche quelli hanno un impatto, se si vanno a produrre in termini di materiali rari e terre rare.
Quindi io mi chiedo, ma cosa abbiano nella testa? Queste sono tutte palle raccontate una dietro l'altra per cercare di infinocchiare i fratelli europei a cacciare altri soldi da dare all'Italia, perché dopo la merdata del super Star Trek Next Generation e che non ha prodotto niente, si vuol fare altro debito, debiti uniti d'Europa da sputtanare. Peraltro l'Italia neanche, che poi il PNR si chiama in Italia lo Next Generation Star Trek, nemmeno ha preso tutti i soldi, nemmeno li ha ancora tutti spesi. Quindi mi chiedo a che cosa serve continuare a stanziare denaro se quello stanziato in Italia ad esempio non viene investito, oppure viene investito su voci che non hanno alcun ritorno in termini di sviluppo economico. Ma servirà forse per tenere a creare, diciamo, fare altro debito per permettere all'Italia di avere i denari per rientrare la parte di debito europeo che deve rendere, altrimenti ecco, andrebbe sostanzialmente probabilmente a gambe all'aria. Quindi a livello poi si vede di contenuti, mancanza di innovazione, ma la mancanza di innovazione deriva in pratica da quanto si spende nelle aziende pubbliche e private e da quanto gli stati defiscalizzano le spese in sviluppo applicati. I prezzi energetici elevati è colpa di Soros, Biden, von der Leyen, governo Draghi, governo Meloni, due parlamenti italiani e ovviamente Mattarella, che hanno voluto fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, un paese non NATO e l'Ucraina un paese non UE. Quindi se non si fosse fatto la guerra alla Russia, il problema dei prezzi energetici elevati non ci sarebbero stati. I gap tecnologici, ma voglio dire, qui siamo pieni praticamente di televisore e computer da tutte le parti, e quindi io mi chiedo, gap tecnologici, ma quando poi arriva ChatGPT come servizio per poter introdurre maggiori produttività, ad esempio nella RAI, andando a sforbiciare il numero di giornalisti, oppure licenziando un buon e cospicuo numero di giornalisti all'interno dei giornali, che tanto i giornali non li legge nessuno, andando a costruire articoli con ChatGPT e facendo costare ancora meno, pochissimi centesimi, i relativi giornali, ecco, non si fa niente, perché poi le innovazioni tecnologiche distruggono posti di lavoro, e questo è il mercato, baby, ecco. Però non si vuol fare, poi non si vogliono introdurre, quindi è inutile praticamente parlare di gap tecnologici quando ci sono delle innovazioni di processo nel business to business o anche per il business to consumer non vengono introdotte, perché il garante, la normativa oppure l'Unione Europea va subito a bloccare praticamente le intelligenze artificiali. Ma cosa vi devo dire? Accelerare la digitalizzazione, e la transizione verde, ma cosa vuoi transire al verde se la Cina continuerà a bruciare carbone fino al 2050, l'India continuerà a bruciare carbone fino al 2060, gli Stati Uniti continueranno a bruciare carbone fino al 2035? Ma forse se volete transire, prima di transire bisognerà fare due conti, no? No? Hanno già fatto il conto gli ingegneri che se tutte le auto d'Europa andassero, diciamo, a macchine elettriche, ecco, dovremmo riaccendere le centrali a carbone in Europa e comunque non ci sarebbe sufficiente energia per alimentare tutte le auto elettriche che potrebbero esserci in Europa. Quindi voglio dire, cosa vuoi transire al verde se tutto il resto del mondo non transisce, e se praticamente poi ITER fino al 2035 la prima centrale non sarà funzionante, e poi dal 2035 ci vorranno altri 35-40 anni per fare altre centrali, quindi si arriverà fino al 2080-2090. Poi contateci un po' di ritardo nella costruzione nel mondo dei croni delle centrali per danni diretti e indiretti da cambiamento climatico, ecco, grosso modo si arriva ai primi del 2100. Ma cosa vuoi transire all'elettrico se prima del 2100 non ci sarà in larga misura energia elettrica a basso prezzo? Ecco, io qui mi domando cosa c'hanno nella testa questi qui.
ci raccontano una serie di favole, così tanto per andare a chiedere altri denari da dare all'Italia per evitare che vada a gamba all'aria. Quindi dare altri prestiti, con cui poi questi prestiti permetteranno all'Italia di rendere i prestiti precedenti del PNR, ossia del Next Generation Star Trek Spaceship, che però in Italia non hanno prodotto nulla, come si vede, in termini di crescita. Ecco, e questo è più o meno tutto, come potete vedere. A me mi sembrano un po' tutte, come se fosse Antani Spazio, divisione super cazzola.